Buonasera, siamo al Palabigi al termine dell'incontro tra Conad Reggio Emilia e Prisma Taranto, vinto al tie break da Conad Reggio Emilia. Ci è venuto a trovare Gianluca Loglisci. Ciao Gianluca, primo set, grande equilibrio, come dice il punteggio. Cosa ha fatto la differenza secondo te al termine dell'incontro? La partita l'abbiamo preparata, avevamo poco tempo per prepararla. Ci siamo detti nello spogliatoio prima della partita di sicuramente spingere al servizio, che è uno dei nostri fondamentali dove puntiamo di più. E abbiamo visto che gli altri, la squadra avversaria, con la palla staccata da rete hanno un rendimento, con la palla positiva hanno un altro rendimento. Quindi prima di tutto la battuta, poi abbiamo tenuto un approccio mentale perfetto secondo me per tutta la partita. Abbiamo avuto dei cali, ma sono normali, e ci abbiamo messo il cuore, quella è la cosa più importante. Gianluca, tie break finale al Patema, come tutti i set di questo incontro, com'è stato? Abbiamo messa, ti ripeto, abbiamo avuto un approccio mentale molto positivo, siamo restati lì con la testa. Non abbiamo mollato mai nemmeno un punto e ci siamo dati una mano a vicenda, questa è la cosa più importante. A trovare Riccardo Pinelli, il palleggiatore di Reggio Emilia. Ciao Riccardo, cosa è successo nel quarto set secondo te? Il quarto set diciamo che siamo fatti incastrare, come si dice in termine un po' poco tecnico, subito all'inizio su una rotazione, quindi è stata dura comunque recuperare, ci abbiamo provato, però loro sono rimasti con un'aggressività tale sia al servizio che a muro, ci hanno toccato un po', noi abbiamo perso un po' di lucidità, quindi siamo calati abbastanza su questa cosa, e però siamo stati poi molto bravi, penso che ci stia comunque anche il quarto set, quello che ci è successo contro una formazione come Taranto, siamo calati da questo punto di vista, però la reazione del tie break dimostra che siamo una squadra con della tigna, cioè siamo aggressivi e riusciamo a anche comunque nei momenti di stanchezza a esprimere meglio un gioco concreto con lucidità. Durante una partita così tirata, finire un set oltre i 30 punti a testa, quanto è dura per il palleggiatore la distribuzione del gioco poi in tutto il resto della partita? Ma sì, cioè quel set lì sono quei classici set che ci devono servire per crescere, dobbiamo crescere di più perché ci fanno capire ancora meglio come un pallone faccia la differenza, quindi ben vengano anche questi set contro le formazioni del genere, fa tutto, aumenta il nostro bagaglio tecnico di esperienza, visto che comunque siamo una squadra anche relativamente giovane, quindi aumenta anche l'esperienza e quindi speriamo che per il futuro ci porti ancora più cattiveria e tigna che già ci abbiamo.